L'uomo è ciò che mangia. Ludwig Feuerbach, 1850. Questa frase non viene portata a caso perché non significa solo che biologicamente noi siamo un insieme di cellule che è legato a ciò che mangiamo, ma che una cosa è sopravvivere e una cosa è vivere. Un animale sopravvive, ha bisogno di alimentarsi, l'uomo ha bisogno di vivere, tu sei che la qualità della tua vita dipende da ciò che mangi. Qualsiasi campo del nostro sapere passa attraverso il cibo. Mentre mi guardavo attorno, perché era stata un'ice meravigliosa artisticamente, pensavo all'ultima cena di Normando. Un insieme di correnti di pensiero, di modi di essere, di pensare, fino al dogma religioso, arriva a quel punto. Allora, il filosofo tedesco voleva dire sostanzialmente con la frase l'uomo è ciò che mangia, è che la qualità del pensiero è legata alla tua qualità nel momento in cui ti alimenti. Che significa non solo la qualità alimentare, ma anche il contesto. Come strada, come scuola, come team di lavoro, rivendico il fatto che questa manifestazione non sia semplicemente, come alcuni dettatori dicono, un momento mangereccio. Non c'entra proprio niente. Si passa dalla cultura del cibo al cibo che fa cultura. Dobbiamo prendere atto di tutto questo, perché noi possiamo dire dei gran paroloni, ma alla fine ci sediamo a mangiare attorno al desco. Quindi il principio è, soprattutto oggigiorno, quando non c'è abbastanza cibo per un'umanità che cresce in maniera esponenziale in termini numerici, è importante che il nostro territorio, e in particolare Ferrara, seconda provincia d'Italia per quanto riguarda la biodiversità, possa rivendicare la possibilità di dare una risposta rispetto a questo tema. Quindi, assolutamente, il cibo fa cultura. Quindi questo significa relazioni, significa emozioni, significa conoscenza del campo organolettico scientifico. Parlavo di biodiversità, perché Ferrara può dare tante risposte in termini di qualità. Noi pretendiamo di mangiare le stesse cose tutto l'anno. È la stagionalità? Se c'è sempre a chilometro zero, c'è un motivo. Allora, gli altri eventi enogastronomici, le fiere, i mercati, sono insieme di sempre. E lì sono buoni tutti. Ma noi abbiamo al centro della piazzetta municipale un palestense con una serie di manifestazioni ogni ora che rivendicano il principio di voler dire qualcosa in questo ambito. Non solo facciamo cultura, ma facciamo anche politica. Questo è molto importante, perché sono conoscenza, scienza e consapevolezza.